Assente, giustificato, sono io oggi in sostituzione. Dottoressa, procediamo all'appello. Sì. No, non funziona. Non funziona. Vabbè. Non fa niente. Bianco. No, non funziona. Bianco Giovanni. Bianco Giuseppe. Cercello Luisa. Coppola Antonio. Coppola Gaetano Ciro. D'Alessandro Angelo. Davino Sergio. De Paola Angelo. Di Palma Narita. Di Palma Maria Vittoria. Di Sanno Salvatore. Esposito Daniele. Esposito Salvatore. Feola Bianca Maria. Granato Antonio. Granato Salvatore. Neri Vincenzo. Nocerino Giuseppe. Pappalardo Luigi, Pardo Emanuela, Parisi Umberto, assente, Piscitelli Vincenzo, Vianna Salvatore, Sommese Giuseppe, Sanzione Giovanni. Allora, chiedo una cortesia ai consigli, considerato che non vi ricordo tutti, mi fate, ai fini di una migliore, diciamo, registrazione del voto, se è possibile che i consiglieri, quando votiamo, lo facciano nominalmente, così io li riporto fedelmente perché non vi, diciamo, conosco tutti. Grazie. Ci siamo col numero? Seduta è valida. Allora, apriamo il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente del 03/10/2022 dal numero 34 al numero 38. Do lettura dei punti dell'ordine del giorno precedente. Approvazione verbale seduta precedente del 14/09/2022, da numero 30 al numero 33, al secondo punto, interrogazione con dibattito in Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento del Consiglio Comunale presentata dal consigliere Giuseppe Nocerino, circa la deliberazione di Giunta Comunale numero 62 del 06/05/2022, avente come oggetto atto di indirizzo per l'affidamento in concessione della gestione del campo sportivo comunale Felice Nappi ad associazioni sportive dilettantistiche ed enti sportivi e regolamenti operanti nel territorio comunale. Punto 3. ASL Napoli 3 Sud, PNRR Missione 6, componente 1, rete di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, formalizzazione e disponibilità dell'imponibile proprietà comunale denominata Casa di Riposo per Anziani, destinato alla realizzazione degli interventi di case della comunità, centrali operative territoriali ed ospedali di comunità già manifestata con la numero 82 del 2022, approvazione schema di contratto. Al punto 4, ratifica delibera di giunta comunale a numero 84 del 05/08/2022 ad oggetto, prima variazione di competenza al bilancio di previsione 2022-2024, adottata dalla giunta comunale con i poteri del Consiglio Comunale. Al punto 5, ordinanza della Corte d'Appello di Napoli, la numero 461 del 2022, registro generale 4000-2021, Pisone Domenico e Comune contro Comune di Somma Vesuviana, riconoscimento il debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera tuel. 6. Comunicazione del Presidente. Allora, letto, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Alzi la mano. Ok. Chi è contrario? Nessuno. Astenuto. Chi si astiene? Presidente, tutti favorevoli. Contiamo un attimino i voti favorevoli, comunque un astenuto e tutto il resto sono favorevoli. Un astenuto e tutto il resto favorevoli. Vedi che è entrato Tristan. Allora, ok, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Sta arrivando. Sì.
Entra il consigliere Esposito alle ore 11. Daniele, Esposito Daniele, ore 11. Procediamo? Secondo punto all'ordine del giorno, ratifica delibera di giunta comunale la numero 107 del 14/09/2022, aventi ad oggetto, seconda variazione di competenza al bilancio di previsione 2022-2024, adottata dalla giunta comunale con i poteri del consiglio comunale. Relaziona il sindaco. Buongiorno a tutti. Ci apprestiamo a ratificare la delibera di giunta comunale la numero 107 del 14 settembre 2022, avente ad oggetto seconda variazione di competenza al bilancio di previsione 2022-2024, adottata dalla giunta comunale con i poteri del consiglio comunale. Vi trasferisco la deliberazione di giunta comunale, la numero 107. Tenuto conto che i motivi di urgenza sono da individuarsi nei seguenti fatti, con nota di protocollo numero 22968 del 13 settembre 2022, il responsabile della PO 7 chiedeva tra l'altro una variazione di bilancio d'urgenza per la valorizzazione del capitolo di bilancio 1882.51 per euro 139.225,46 per liquidazione FNA 2020 e liquidazione ex DGR 456/2021 in favore degli ambiti sociali territoriali. Con nota numero di protocollo numero 22991 del 2 settembre 2022, il responsabile della PO 4 chiedeva tra l'altro una variazione di bilancio per anticipo all'annualità 2022 dell'intervento di ristrutturazione edilizia scuola materna ed elementare ex Bertona, pari a 5.225.681,75. E poi tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, recupero evasioni pari ad euro 26.000. Rilevato che l'integrazione degli stanziamenti rivestono carattere di particolare urgenza, che la variazione riguarda anche i seguenti capitoli, come risulta dagli allegati prospetti di variazione: capitolo 1038, quota diritti di rogito pari a 15.000 euro, capitolo 1003.5, spese per seggio centrale per 4.000 euro, capitolo 1887.1, prestazioni sociosanitarie per euro 7.000, richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 16 del 4/7/2022, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2021, la deliberazione del Consiglio Comunale del 4/7/2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, la deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 1 agosto 2022, con la quale sono stati approvati gli equilibri generali di bilancio e l'assestamento di bilancio 2022-2024. Per questi motivi, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, di ratificare ad ogni effetto di legge le deliberazioni della Giunta Comunale numero 107 del 14/9/2022, di apportare al bilancio di previsione 2022-2024 le variazioni risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Grazie. Okay, grazie sindaco. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Ok, nessuno? Procediamo allora con la votazione. Consigliere Nocerino, prego. Non c'è nessuno che intervenga? Sì, va bene. Mi aspettavo qualche intervento della maggioranza, però faccio prima io. Sindaco, questa variazione di bilancio, nella lettura che ha fatto dell'atto che abbiamo agli atti, appunto tutti i consiglieri comunali, ha parlato di previsione 2022-2024
Mi corregga, sindaco, se sbaglio. Quindi bilancio di previsione 22-24 votato da questa maggioranza il giorno 7 o 4 luglio, ha parlato di un bilancio assestato, quindi abbiamo un bilancio di previsione 2022-2024 votato da questa maggioranza mese di luglio, ha parlato di un bilancio assestato, è evidente che da un punto di vista formale tutto formalmente gira. Avete il bilancio previsionale approvato 22-24, avete un bilancio assestato 2022-24, fra poco andrete ad approvare una bella sfilza di debiti fuori bilancio dove i pareri dei revisori sono tutti positivi, sembra che da un punto di vista almeno formale giri tutto bene, al di là della variazione di bilancio. Quindi è evidente che se poi l'ufficio finanziario non ha una guida dal mese di febbraio del 2022, se non mi sbaglio, è evidente che c'è qualcosa negli adempimenti che non gira. Infatti il sottoscritto consigliere comunale ha chiesto al neo segretario generale, che giustamente nel suo invito a ricordarsi i nomi dei consiglieri comunali non conosce nemmeno i nomi dei consiglieri comunali, quindi è evidente che di responsabilità al segretario generale ne possiamo dare ben poca, al di là poi dei decreti che avranno delle evoluzioni, non conosce nemmeno i nomi dei consiglieri comunali. Ma non voglio entrare nell'argomento diverso che sicuramente avrà occasione poi questo consiglio di esprimersi. Mi voglio dedicare invece, nei minuti che restano a mia disposizione, alla variazione di bilancio. Dietro ogni variazione di bilancio, dietro i numeri, ci sono dei progetti. Ne discutevamo stamattina in commissione con il Presidente. Ed è bene che questo consiglio non sia silente rispetto alla variazione di bilancio, che cosa c'è dietro il progetto, perché nella relazione il sindaco non l'ha spiegato, ma sicuramente noi consiglieri comunali sappiamo che dietro questa variazione di bilancio c'è una delibera di giunta fatta su input dell'ufficio, quindi è l'ufficio che scrive alla giunta e dice: guarda, mi servono questi soldini, dobbiamo togliere dal 2024, dal 2023, lo dobbiamo ammortare nel 2022, che cosa? Il finanziamento di 5.225,47 centesimi che dovevano servire per la ristrutturazione dell'ex scuola Bertona. E oltre a questo l'ufficio scrive anche un'altra nota che sicuramente, se andiamo a leggere la delibera di giunta numero 107, va bene, fa scopa con l'altra nota che scrive l'ufficio, la numero 277991. L'ufficio scrive un'altra nota che la giunta ovviamente prende subito in considerazione, perché attenzione, è l'ufficio che scrive alla giunta, anche la giunta del 21 ottobre riguarda questo progetto. Progetto della scuola ex Bertona, la numero 21, delibera di giunta, un atto amministrativo forte, e scrive: guarda che mi servono altri 845.000 euro sul progetto di ristrutturazione scuola ex Bertona, per cui io, per realizzare la ristrutturazione della scuola ex Bertona, visto che ci sono delle variazioni di prezzi rispetto al progetto della ristrutturazione dovuta all'inflazione e al periodo storico, mi servono 845. La giunta mette a disposizione dell'ufficio subito, senza nessun problema, altri 845.000 euro, che sicuramente sapremo poi a breve che fine farà questa delibera di giunta. E lo dice anche
la neoassunta presso il comune di Somma Vesuviana part time, Prisco Olimpia, che emette il parere di regolarità tecnica, emette il parere di regolarità contabile nella delibera di giunta. Quindi anche il 21 ottobre sembra che sia tutto a posto. Vuoi fare il mutuo? Ti servono 800.000. Io emetto il parere. È un atto amministrativo la delibera di giunta, non è che lo possiamo iscritto all'albo pretorio. Per poi andare a vedere che questa variazione di bilancio, questi 5.225, per il momento sono 5.225, non ho capito perché il 21 ottobre, siamo quasi a un mese di distanza da questa delibera, perché non va a incardinarsi questo mutuo, anche questo nelle schede contabili che non ho trovato. Ebbene, nel 2023 si è andato a vedere la variazione di bilancio, questi 5.225 c'è un meno, quindi significa che nel 2023 non ci sarà i 5.225, perché è evidente che sono di competenza del 2022. Rimarranno questi 5.225 di competenza del 2022, salvo proroghe, perché sembra che il decreto abbia una scadenza, che è il 31/12, non sappiamo se poi la regione, il ministero o altre cose, non sappiamo che fine farà. Che cosa succederà? Che questi 5.225 virtuali andranno nei residui del 2022. Avremo quindi nel riaccertamento del consuntivo 2022 5.225 come residui, che però se non saranno confermati, e cioè se la norma non dice che al 31/12 non ha iniziato i lavori e non puoi fare più questa ristrutturazione con quei soldi e salvo proroghe, quei 5.225 scompariranno, dovranno essere cancellati. Quindi è chiaro che, e la cosa dispiace, è la cosa dispiace, perché dietro questa variazione c'è un impegno, c'è un progetto che deve diventare definitivo con la variazione dei prezzi, c'è un'esigenza del territorio, quella di ristrutturare la scuola ex Bertone, messa in crisi da una mancata programmazione, o meglio, da un'evidente mancanza di professionalità. Non so quali sono i motivi, non lo so quali sono i motivi, però non date colpa e non addebitiamo le colpe al bilancio, alla programmazione, perché se date colpa al fatto che questo comune non ha la possibilità di spendere 5.200.000 che vengono regalati, che vengono finanziati per fare i lavori, allora significa che qualcosa non va. E credo, e non vorrei essere malizioso, poi vedremo, perché la segretaria non conosce i nostri nomi e li imparerà, la dottoressa Prisco Olimpia, che non ho avuto ancora il piacere di conoscere e volevo, probabilmente aspettavo anche il consiglio comunale, visto che sta una variazione del bilancio. Non la conosco, ma non credo che un part time 12 ore possa fare molto, perché credo che ci vogliono 12 ore al giorno, visto che il nostro ufficio finanziario soffre una guida da più di un anno. Da più di un anno. Non diamo colpa alla politica, quella attuale, nemmeno quella attuale, guardate, ma nemmeno quella precedente, perché ripeto, questo è un bilancio di previsione 2022-2024 che voi avete votato, avete voi assestato, e di cui dobbiamo prenderci tutte le responsabilità quando si parla di opere pubbliche, perché le opere pubbliche sono le opere della città. Spero, vista la variazione di bilancio, visto quello che c'è dietro questa variazione di bilancio e visto i tempi che purtroppo corrono molto velocemente, bisogna correre, sindaco, non accentrare, bisogna delegare, allargare, qua invece mi sembra che andiamo in un'altra direzione, quella di fermare, perché ogni posizione ha tot determine da vedere, tot determine da controllare, e penso che il segretario generale debba fare soprattutto un responsabile dell'anticorruzione sulle determine,
deve essere soprattutto un controllore delle determine. Non so come farà nei prossimi giorni, spero che siano ore, perché ha accentrato nelle sue mani tutto col decreto del sindaco. Non so come farà ad essere il controllore e il controllato, visto che la prima cosa che fa è il responsabile dell'anticorruzione. Ma troverà nel nostro gruppo di Siamo Sommersi un valido supporto sul controllo degli atti e sulla legalità. Preannuncio il nostro voto contrario alla variazione di bilancio. Ok, ringraziamo il consigliere Nocerino. Chi vuole replicare? Consigliere Diana? Sì, prego. Brevemente, solo per dire che il bilancio di previsione, contrariamente a quanto si è affermato, non è stato votato da questa maggioranza, ma è stato votato dalla precedente amministrazione. Quindi è bene ricordarlo a chi assurge a docente in quest'Aula. Ogni tanto anche i docenti possono commettere qualche errore. Mi fa piacere poi il richiamo fatto ai residui. Visto che è un richiamo fatto ai residui che ho fatto più volte in quest'Aula di Consiglio Comunale e mai si era parlato di residui. Oggi si parla di 5 milioni di residui che tali non sono, perché di fatto, consigliere, quando lei dice la mancata programmazione, lei parla di 8 mesi che siamo stati senza dirigente finanziario e poi a volte dico, ma forse era meglio rimanere 8 mesi senza, 4 anni senza rispetto a quello che sta avvenendo fuori. 4, 7 anni senza. È qualcosa di indicibile. Non sono gli 8 mesi che provocano la difficoltà finanziaria. E accolgo con piacere il fatto della questione del non accentramento. Perché da quello che abbiamo notato c'era una gestione che chiaramente era una gestione accentrata nell'ufficio ragioneria, almeno finora, e noi questo monopolio della ragioneria lo vogliamo chiaramente rompere, dobbiamo responsabilizzare tutti gli uffici in vista delle dirigenze che si avranno a fare. E infine la dottoressa Olimpia Prisca è quella responsabile che lei la volta scorsa, nello scorso Consiglio Comunale, disse di aver incontrato giù nell'atrio. Ringraziamo il consigliere Rianna. Sì. Nessun altro vuole? Ok. Prego. Allora, grazie Presidente. Io non devo essere io a difendere la professionalità dei dirigenti che sono ancora in pianta organica in questo comune, che ricordo al consigliere Rianna, che è stato consigliere di opposizione. Innanzitutto, quando io ho detto questa maggioranza, la intendevo non da un punto di vista formale, ma delle persone che praticamente rappresentano questa maggioranza. E ricordo bene che lei, da consigliere di opposizione, era anche lei forse presente già in lista con il sindaco, che lei aveva combattuto fortemente e aveva praticamente denunciato fortemente anche attraverso atti che sono visibili a tutti, basta vedere i consigli comunali, soprattutto su dirigenti delle politiche sociali, dove lei praticamente ha fatto veramente una fiction televisiva sulle politiche sociali con la dottoressa Marrazzo. Potrebbe essere quasi una fiction televisiva per i fiumi di inchiostro che lei ha scritto, per poi praticamente calare il sipario. Quindi lei ha un atteggiamento, diciamo,
nella sua caratteristica di essere abbastanza difficile da interpretare, perché è difficile veramente capire per quale motivo lei, visto che si dice quasi essere praticamente quello che sul bilancio vuole fare la programmazione, che addirittura, e penso che abbia anche le competenze per farlo, addirittura, perché lei dice nel suo intervento: ho visto cose nel bilancio che sono indicibili. Quindi è evidente che queste cose che lei dice indicibili, non lo so perché se le tiene poi nel cassetto, e per quale motivo poi non vengono praticamente portate fuori nelle sedi opportune. Quale sede opportuna? Quella del Consiglio Comunale. Quindi stai attento, caro consigliere Rianna, nell'affermare che è meglio 8 mesi, perché le vostre segnalazioni, quelle che voi avete segnalato, va bene, o avete invitato, perché si tratta di dipendente della pubblica amministrazione, dove per me va sempre difeso sempre la buona fede, sempre, a prescindere sia che si chiami Prisco o sia che si chiami Barone, vanno sempre difese, che sono dei lavoratori della pubblica amministrazione. Quindi se lei dice che il dirigente finanziario attualmente dipendente del comune di Somma Vesuviana, perché è solo un semplice comando presso un'altra pubblica amministrazione, ha fatto delle cose indicibili, lei ha il dovere di far uscire fuori quali sono queste cose indicibili, perché questo consiglio comunale deve sapere le cose che per lei sono indicibili. Probabilmente bisogna anche vederle, perché poi non so per quale motivo lei non si è messo nella commissione di bilancio a fare il presidente, non so per quale motivo lei non ha praticamente fatto uscire fuori la sua competenza e si nasconde dietro la delega del sindaco o dietro delle segnalazioni di dirigenti che io, senza conoscere, già rispetto, senza conoscerli, già rispetto. E il sindaco sa bene che il consigliere Recedino e anche il gruppo di Siamo Sommessi ha sempre detto al sindaco: i dirigenti devono avere solo una caratteristica, di essere bravi e onesti, non altro. Consigliere Anna, vedremo, la invito a dire per quale motivo il dipendente del comune di Somma Vesuviana, dottore Francesco Saverio Barone, ha fatto delle cose indicibili, perché il suo intervento è chiaro. Vedremo se la dottoressa Prisco Olimpia ci dirà attraverso una relazione, ma non la deve fare la Prisco Olimpia la relazione, perché il consigliere Rianna sa bene che ci sta il SQL, perché ci sta il collegio dei revisori, che ci sta praticamente tutto il monitoraggio della funzione pubblica sugli atti di questo comune. E io ripeto, è questa maggioranza che ha votato il bilancio di previsione, di cui lei il 4 luglio già ne faceva parte. Ok, ringraziamo il consigliere Nocerino, consigliere Rianna, diritto di replica. Apprendo che esistono anche le fiction televisive fatte con l'inchiostro, quindi mi fa piacere aver scoperto anche quest'altra cosa. È importante, non finiamo mai di imparare, capogruppo, non finiamo mai di imparare. Qui il problema è che si fa troppo riferimento ai si dice, a quelle chiacchiere che non ci appartengono, assolutamente. Si parla di buona fede, io non credo di aver mai parlato di buona fede e di mancanza di buona fede del dirigente. Ci sono le registrazioni, ci sono gli atti, è una continua distorsione del pensiero e delle parole che viene fatta in maniera sistematica da persone che forse sono delatori di professione, perché i delatori di professione forse non stanno di qua, forse stanno da qualche altra parte. Ecco, io questo voglio dire ai miei amici di maggioranza, è importante vedere e capire dove sono i relatori di professione. Per quanto riguarda le cose che non ci sono, anche la mancanza di programmazione che noi abbiamo riscontrato, è chiaramente
sintomaticamente uno dei motivi per i quali averlo o non averlo un dirigente, da questo mi riferivo, averlo o non averlo un dirigente era la stessa cosa. Secondo me negli anni precedenti è stata assente la programmazione. Detto questo, io chiaramente lascio al capogruppo la possibilità di dire. Ringraziamo il consigliere Rian. Ok, passiamo alla votazione. Allora, voti favorevoli. Uno. Alzate la mano. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Voti contrari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, immediata esecutività. Sì, come prima, sindaco. Terzo punto all'ordine del giorno, nomina collegio dei revisori dei conti per il triennio 2022-2025. Lascio la parola alla dottoressa Accomando. Mi avvicino, presidente. No, non ti preoccupare. Allora. Allora, è scaduto il collegio dei revisori del comune di Somma e si è proceduto chiaramente a chiedere, faccio una sintesi, non do lettura della delibera, si è proceduto a chiedere, perché è necessario nominare un nuovo collegio dei revisori, si è proceduto a chiedere il sorteggio alla prefettura. Sapete bene che il presidente è una vostra scelta, no? Nasce dalla vostra votazione. Gli altri due membri che sono stati sorteggiati dalla prefettura in data 28/10/2022 in seduta pubblica sono il dottor Massaro Carmine e Cutillo Fabiola. Per entrambi si è provveduto a chiedere dichiarazioni di incompatibilità, chiaramente la loro volontà di accettare. Il presidente nascerà dalla votazione del consiglio, per cui adesso il nostro presidente nominerà i revisori e gli scrutatori, sì. Procederete alla votazione segreta. Sì. Presidente. Presidente, posso? Sì. Visto che stiamo procedendo a fare la votazione. C'era prima il sindaco. Ah, chiedo scusa. No, volevo fare appello al Consiglio Comunale, se troviamo una quadra su uno stesso riferimento come presidente, ci prendiamo una decina di minuti per valutare questa cosa. Datemi conferma. Grazie. Sì, aspettavamo questa convocazione. Volevo chiedere al segretario, poiché praticamente abbiamo conosciuto quelle della prefettura e abbiamo letto l'incompatibilità, siccome non sappiamo il nome del presidente, che praticamente suppongo che avrà una indicazione, le incompatibilità e le inconferibilità poi le fa firmare dopo? Perché non sappiamo il nome e quindi sarà sotto riserva. Ok, grazie. Ok, sospendiamo per 10 minuti. Anche la volontà di accettare.
l'appello. Ok. Allora. Non ci sente. No, non ci sento. Allora. Bianco Giovanni. Bianco Giuseppe. Cercello Luisa. Coppola Antonio. Coppola Gaetano Ciro. D'Alessandro Angelo. Davino Sergio. De Paola Angelo. Di Palma Narita. Di Palma Maria Vittoria, di Sanno Salvatore, Esposito Daniele, Esposito Salvatore, Feola Bianca Maria, Granato Antonio, Granato Salvatore, Neri Vincenzo, Nocerino Giuseppe, Pappalardo Luigi, Pardo Emanuela, Parisi Umberto, Piscitelli Vincenzo, Diana Salvatore, Sommese Giuseppe, Sansone Giovanni. Parisi assente, no, Parisi assente. E adesso non c'è. Per il momento è assente. Ok. 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 Fatto l'appello, procediamo alla nomina. Mi occorrerebbero due volontari. Uno della maggioranza. Ok. Consigliere, chi vuole venire? Dalla minoranza invece? Faccio la proposta. Alla fine. Consigliere. Dammi la parola un attimo. Cedo la parola al sindaco. C'è la proposta unica. Sì, dopo la riunione che abbiamo avuto con i membri della minoranza, si è deciso di votare univocamente il candidato Boccucci. Ok, Boccucci. Mario Boccucci. Mario Boccucci, nato 24. Allora, Mario Boccucci, nato il 24/2/1974 a Minturno, residente a Sessa Aurunca. Va bene. Procediamo con la votazione. Consegno i bigliettini da distribuire ai vari consiglieri più l'elenco, insomma. Magari ve li dividete, consigliere Coppola. Oh, manda, passa, passa. Scrutatori su. Manca un foglio? Ok, un foglietto gentilmente per votare.
Ok, le votazioni sono finite, adesso apriamo la scatola. Boccucci. Boccucci. Siamo a due. Mario Boccucci. Boccucci. Mario Boccucci. 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 Mario Boccucci. Boccucci Mario. Boccucci Mario. Mario Boccucci. Scheda bianca. Ok. Boccucci. Boccucci Mario. Mario Boccucci. 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 Mario Boccucci. Ok, ultimo. Boccucci. Allora abbiamo una bianca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Una scheda bianca. Sono 21 per Boccucci e una scheda bianca. Quindi è stato eletto Boccucci. Mario Boccucci. A sorpresa è stato eletto. Prego, segretario. Adesso l'ufficio procederà ad acquisire chiaramente l'accettazione da parte del dottore con le relative dichiarazioni e poi vi do lettura di quelli che sono i compensi che abbiamo provveduto ad aggiornare col nuovo DM per i revisori. Allora, per i componenti sono 15.670, il presidente sono a maggiorazione del 50% e sono 23.505 oltre IVA, cassa e contributi previdenziali se dovuti, che saranno liquidati su presentazione di fattura o notula. Questo. Scusi, chiedere una cosa, poiché praticamente questi sono lordi o netti? Sono, allora, più IVA. E poi ci sono i rimborsi spese. Sì, allora, nei limiti del, allora, non l'ho letto questo. Considerato che i componenti del collegio aventi la propria residenza fuori dal comune di Somma spetterà il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno alle condizioni limiti stabiliti dal decreto 22-12-2018 del Ministero dell'Interno e dell'articolo 77. Abbiamo pure aggiornato. Molto bello, no, oltre ai rimborsi spesi, certo. No, perché siccome il dottor Boccucci viene da Sessarunca, sì. Cerchiamo di trovargli un appartamento sul territorio, perché altrimenti chiaramente dovranno essere documentati. Mettiamo a disposizione un po' di struttura. Sì. Vabbè. Okay. No, non ce n'è nessuno di sopra. Sì, questo è il sindaco. Allora procediamo al 4 punto all'ordine del giorno. Istituzione e formazione degli albi storici dei sindaci e dei presidenti del Consiglio Comunale. Relazione il sindaco, prego.
istituzione e formazione degli albi storici dei sindaci e dei presidenti del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 44 del 12/4/2022, con la quale veniva dato indirizzo al responsabile degli affari generali ed organi istituzionali di effettuare le attività di ricerca storica riguardanti coloro che hanno ricoperto il ruolo di sindaco e presidente del Consiglio Comunale dalla Costituzione della Repubblica Italiana sino a tutt'oggi, avvalendosi dell'ausilio dell'archivio storico comunale. Dopo aver letto tutto l'antefatto, delibera di istituire l'albero di Natale, l'albo dei sindaci e dei presidenti del Consiglio Comunale dall'avvento della Repubblica ad oggi, di approvare le risultanze dell'attività di ricerca storica che si allegano in copia formandone parte integrante e sostanziale del presente atto, di demandare ad un successivo atto consiliare il recepimento dell'istituzione dell'albo dei sindaci e dei presidenti del Consiglio Comunale degli atti normativi fondamentali dell'ente, quali lo statuto ed il regolamento del Consiglio Comunale, di incaricare il responsabile della posizione organizzativa affari generali ed organi istituzionali a porre in essere tutte le attività, nessuna esclusa, per l'esecuzione della presente deliberazione. Prego. Grazie Sindaco. Apriamo la discussione, c'è qualcuno che vorrebbe intervenire? Sì, il Sommese, il consigliere Sommese, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Colgo con entusiasmo, con gioia, la proposta stamattina in Consiglio Comunale, perché questa istituzione dell'albo dei sindaci e dei presidenti del Consiglio nasce da una mia idea, avendo un'interlocuzione con il segretario Massimo Buono, con la dottoressa Emanuela Allocca, di lasciare un po' negli annali del Comune una traccia di quelli che sono stati gli incarichi istituzionali. Confrontandomi pure con qualche altro comune vicinolo, l'idea è piaciuta e quindi siamo partiti con l'iter per giungere all'istituzione dell'albo. Mi fa piacere che la delibera con la quale si è dato mandato al responsabile di posizione di spedire tutti gli studi successivi finalizzati alla costituzione degli albi si è iniziato il 12 aprile del 2022, 12 aprile, giorno del mio compleanno, quindi anche questo, voglio dire, non è un caso che ha avuto l'indicazione di portare avanti questo albo. È sicuramente un momento importante, un momento di interesse nonché informativo per la città, perché è giusto che le future generazioni, a partire da quelle odierne, potranno avere contezza e storia di quelli che sono stati gli incarichi istituzionali all'interno dell'ente del Comune di Somma Vesuviana. Quindi credo che lo spirito del Consiglio Comunale sia unitario ed all'unanimità nel votare questa proposta di delibera, e nelle fasi successive a questo atto credo che sarebbe anche bello, opportuno e giusto fare una cerimonia con la quale si potranno invitare tutti quelli che hanno rivestito questo incarico e questa carica, per poter, come dire, dare un momento di storicità, attualizzandolo ai tempi d'oggi, con la costituzione di questo albo. Grazie. Ringraziamo il consigliere Sommese. C'è qualcun altro? Sì, il consigliere Nocerino. Sono d'accordo con le parole del collega Sommese. Sono d'accordo sul fatto che bisogna praticamente, però debba essere anche uno strumento per responsabilizzare gli incarichi che vengono praticamente spesso affidati per calcoli politici, per divisioni numeriche. Al netto dei sindaci, il cui albo ovviamente già esiste in una piattaforma del Dipartimento del Ministero. Faccio anche praticamente un ulteriore complimento alla dottoressa Emanuela Allocca, la quale ha avuto un atto di indirizzo che praticamente ha espletato in modo efficiente, visto che malgrado, diciamo, la fase delle elezioni che magari rallenta gli atti amministrativi, siamo qua a votare. Quindi bisogna anche ringraziare, credo, la posizione numero uno di Emanuela Allocca, che però ad oggi purtroppo gli abbiamo tolto l'indennità.
Questo lo devo dire, fino a quando non ci sarà un nuovo decreto dove deresponsabilizzeremo l'accentratore che non conosce i nomi dei consiglieri comunali, la dottoressa Locca come premio in mese di novembre, se non ci muoviamo a fare subito quello che dobbiamo fare, non prenderà l'indennità, e non mi sembra proprio un bel complimento. Quindi almeno questo ogni tanto diciamolo in consiglio comunale, ringraziamo la dottoressa Locca, e uno dei ringraziamenti che ha avuto è quello che abbiamo tolto l'indennità di responsabile di posizione. Ok, ringraziamo il consigliere Nocerino, chiede la parola consigliere Piscitelli, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti del consigliere Nocerino, ma li voglio allargare, visto che siamo in fase di ringraziamenti, all'archivio storico comunale, ai responsabili, al maestro Masulli, Presidente, a tutti i membri che si impegnano quotidianamente senza alcuna remunerazione, quindi non sono solo momentaneamente qualche posizione organizzativa, momentaneamente a non essere indennizzati, ma sono anche gli illustri membri dell'archivio storico comunale che lavorano assiduamente. Non è la prima volta che ci mettono in evidenza alcune cose buone che la nostra città deve obbligatoriamente fare. Già c'è nel Ministero degli Interni l'elenco dei sindaci della città di Somma Sivana, era doveroso riconoscere anche la seconda carica istituzionale che è Presidente del Consiglio, in modo che questa cosa non solo responsabilizzi, ma che venga riconosciuto, e che possa essere anche un momento di storia patria sommese che i nostri docenti nelle scuole possono indirizzare. Mi auguro che all'interno di questo riconoscimento venga poi istituito il relativo albo online, arricchito anche da quelli, oltre ai nomi, la storia, ecco, quello che è poi il paese d'origine, quindi arricchire questa cosa dando un po' di storia anche delle famiglie che nell'arco di questi 70 anni, più di 70 anni dalla Repubblica, hanno guidato il nostro paese. Grazie. Ringraziamo il consigliere Piscitelli. Se ci sono altri interventi, procediamo alla votazione. Allora, alzata di mano chi è favorevole? Sono tutti favorevoli. Ok. Immediata esecutività. Ok, come primo. Quinto punto all'ordine del giorno. Si abbandona il campo. Si allontanano i consiglieri di minoranza. Nocerini, tutti, insomma, tutta la minoranza. Uscire dalle cortine qua, dalla telecamera. Sì, si allontanano alle 11:56. Voglio fare una proposta. Sì, prego, consigliere Presidente. Allora, chiedo pure al segretario, ovviamente nella misura in cui accoppiamo la discussione, la votazione verterà punto per punto, anche perché ci sono alcuni familiarità, no, per far capire, in modo che, ecco, bene, grazie. Allora, procedo al sesto punto, allora al quinto punto all'ordine del giorno, ordinanza conciliativa, ex articolo 185 bis del codice di procedura civile, dei giudici di pace di Santa Anastasia, Parchetta Giacomo contro Comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194,1 lettera A. Chi è favorevole?
Chi è contrario? Sono tutti favorevoli. Immediata esecutività. Sesto punto. Ordinanza conciliativa ex articolo 185 bis del codice procedura civile del giudice di pace di Santa Anastasia, registro generale 1475-021, Auricchio Gaetano contro comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A. Chi è favorevole? Ok, sono tutti favorevoli. Immediata eseguibilità. Punto 7. Ordinanza conciliativa ex articolo 185 bis del codice procedura civile del giudice di pace di Santa Anastasia, registro generale 2291 del 2019, Raia Domenico contro comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A. Chi è favorevole? Immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità come prima. Punto 8 all'ordine del giorno. Ordinanza conciliativa ex articolo 185 bis del codice procedura civile del giudice di pace di Santa Anastasia, registro generale 2091 del 2021, Panariello Mario contro comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A. Chi è favorevole? Ok, immediata eseguibilità come prima. Sì. Punto 9. Ordinanza conciliativa ex articolo 185 bis, codice procedura civile del giudice pace di Santa Anastasia, registro generale il 2126 del 2019, Romano Mauro Erede Bermurto Anna contro il comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A. Chi è favorevole? Immediata eseguibilità? Ok, come prima. Al punto 10, sentenza del Tribunale di Nola, la numero 1606 del 2021, Mirone Gennaro contro comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A. Chi è favorevole? Per tutti favorevoli, immediata eseguibilità come prima. Ok, rifacciamo un attimino. Si assente Anna. Consiglieri Anna, abbandona l'aula. Alle 12.03, giusto? Ok, al punto 11. Ok, consiglieri Anna ha abbandonato l'aula alle ore 11.03. Riprendiamo. 12.03, sentenza del giudice di pace di Santa Anastasia, la numero 296 del 2021, Rianna Antonietta contro il comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A. Chi è favorevole? Ok, immediata eseguibilità come prima. Bene, è rientrato il consigliere Rianna. Alle ore 12.04. Al punto 12, sentenza del giudice pace di Santa Anastasia, la numero 2438 del 2021, Esposito Gianfranco contro comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A. Favorevole? Immediata eseguibilità? Ok, come prima. Punto 13, sentenza del giudice di pace di Santa Anastasia, numero 400 del 2021, Annunziata Angelo contro comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A. Chi è favorevole? Immediata eseguibilità? Ok, come prima. Quindi siamo al punto 14, sentenza del giudice di pace di Santa Anastasia, numero 4690 del 2021, Ferrara Saverio contro comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A. Chi è favorevole? Immediata eseguibilità come prima. Al punto 15, ordinanza conciliativa ex articolo 185 bis codice di procedura civile del giudice di pace di Santa Anastasia, registro generale 3634 2020, Ragosta Domenica Rosario contro comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1, lettera A. Chi è favorevole? Immediata eseguibilità, va bene come prima. Punto 16,
sentenza del giudice di pace di Sant'Anastasia numero 870 del 2021, festa Bruno contro Comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A. Chi è favorevole? Immediata eseguibilità come prima. Ok, 17, al punto 17, sentenza del giudice di pace di Sant'Anastasia numero 2606 del 2021, Romano Pasquale contro Comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A. Favorevoli? Immediata eseguibilità come prima. Al punto 18, sentenza del giudice di pace di Sant'Anastasia numero 3353 del 2021, Mosca Angelo contro Comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A. Che favorevole? Ok. Immediata eseguibilità come prima. 18, giusto? 19. Al punto 19, sentenza del giudice di pace di Sant'Anastasia numero 1829 del 2021, Sodano Angela contro Comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera. Che favorevole? Ok, immediata eseguibilità. Andiamo avanti come prima. 20, sentenza del giudice di pace di Sant'Anastasia, la numero 4158 del 2019, Califano Pietro Paolo contro Comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A. Favorevoli? Immediata eseguibilità come prima. Punto 21, sentenza del giudice di pace di Sant'Anastasia, la numero 2274 del 2021, Lombardi Raffaele contro Comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A. Favorevoli? Immediata eseguibilità. Numero 22, sentenza del giudice di pace di Sant'Anastasia numero 211 del 2019, Allocca Filomena contro Comune di Somma Vesuviana, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A. Favorevoli? Immediata eseguibilità. Bene, come prima. Al punto 23, ingegner Fabio Iasevoli, riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera E. Favorevoli? Immediata eseguibilità. Bene, come prima. Ultimo punto, 24, architetto Mario Imperato, riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera E. Favorevoli? Immediata eseguibilità. Bene, abbiamo concluso. Allora, il consiglio si chiude alle ore? Alle ore 12:08. Buona giornata a tutti.